In queste nostre puntate ultime ci siamo soffermati sulla cultura dello scarto, partendo ancora prima da come e perché la cultura in sé, insieme al silenzio, insieme alla carità, sono strumenti utili, necessari, fondamentali, direi, per aiutare il discernimento umano e spirituale delle persone. E attraverso questo nostro, diciamo, viaggio di riflessione, viaggio culturale, viaggio anche spirituale, siamo arrivati a cosa? Alla cultura dello scarto e dello scarto dei generi alimentari, no? Questo ci dimostra proprio come la cultura ci aiuta a fare discernimento. Perché vedete, un cristiano, ma non solo il cristiano, un uomo degno di questo nuovo, di questo nome, o meglio, di questa ricchezza interiore, di questa identità, un uomo onesto, qualsiasi sia la sua posizione rispetto alla fede o rispetto alla vita, un uomo vero, un uomo onesto, un cristiano, non può non pensare e fare discernimento dinanzi al consumismo imperante, a questo consumismo che ci ha tolto ogni limite, come ci ha detto Papa Francesco. E abbiamo parlato dello scarto a danno delle persone, diciamo, più fragili, più deboli, come gli anziani, gli ammalati, i sofferenti, le persone disabili. Uno scarto che spesso emerge anche nelle scelte politiche. Se andiamo ad analizzare quando si impegna, per esempio, per la scuola, per le persone disabili, per le persone malate, beh, tutto quello che si impegna a livello economico è sempre inferiore, ahimè, rispetto a quello che si impegna, per esempio, per il costo dei nostri rappresentanti al Parlamento, piuttosto per il costo della politica in sé. È sempre inferiore, sempre inferiore. Al primo posto dovremmo avere questo, poi tutto il resto. Quindi una cultura dello scarto che inficia e contagia anche la politica. Ma potremmo parlare della cultura dello scarto nelle progettazioni edilizie, delle vie, nelle progettazioni delle comunicazioni tra un paese e l'altro, delle comunicazioni di terra, di cielo, eccetera, eccetera. Ancora oggi in alcune grandi città è impossibile per una persona disabile o una persona anziana che ha difficoltà di deambulare, prendere un treno perché mancano le scale adatte, le scale adatte, o prendere una metropolitana perché non tutte le stazioni metropolitane o non tutte le stazioni delle ferrovie dello Stato, delle ferrovie, hanno percorsi adatti per gli ultimi, per le persone diversamente abili, per gli anziani e per i malati. Vedete come noi facciamo scelte in cui scartiamo le persone, gli ultimi, e nemmeno ce ne accorgiamo? Perché questa è mancanza di discernimento autentico. Vi aspetto domani, Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!